Il Folk Festival è una festa che dovrebbe coinvolgere un sacco di persone di tutti i generi, tutti i tipi, da giovani a meno giovani. È una festa che facciamo da 7 anni e è il nostro modo di trovarci tutti insieme. Praticamente il festival dei giovani di San Vigilio propone un sacco di musica diversa, spettacoli dal vivo, circensi, teatro, e quindi è una festa dove tutti possono trovare qualcosa per divertirsi, per stare bene, per stare con altra gente, conoscere anche altra gente. Folk Festival come una festa antica, quando il paese una volta all'anno si incontrava e ballavano tutti assieme, tutti cantando e urlando. Il movimento impazzito, interminabile folle, gocce di pioggia che impazzano l'anima e si ricomincia a suonare. Dura 3 giorni nel mezzo delle Dolomiti, che è un bellissimo posto tra l'altro, qui a San Vigile di Marebbe. È nato questo festival che è sempre cresciuto ogni anno di più. Praticamente è la festa del paese. Entra, entra! Vera di Manco! Allora, qua entra, entra! Qua ci abbiamo le tultre fatte in casa. Yo, noi cerchiamo anche di sensibilizzare le persone a temi molto attuali, molto importanti per tutti noi. Abbiamo un festival a impatto zero, significa che piantiamo alberi per compensare l'impatto ambientale che creiamo con questo festival. La base del folk è l'amicizia. L'amicizia, compagnia, allegria. Allegria. Ma ci sono così tante cose che... Sì, alla fine è il mondo, è il folk. Sì. È il popolo. Sì, non so neanche più cosa dire. Siete voi, noi, loro e tutti. Tutti. Bellissima la sigla. Grazie a tutti quelli che sono venuti a suonare, a aiutare, a fare i vari servizi. Grazie a voi spettatori. La gente dovrebbe venire perché è una festa speciale, unica, e è speciale, punto.